sono l'istruttore di scherma storica Accademy. Oggi vi terrò un seminario sulle tecniche di combattimento a cavallo del filone. Ho comparato i vari trattati del fiore e poi allargato per avere una visione più completa con i trattati tedeschi, coevi del tempo e non. Okay, andiamo a iniziare. Allora, la prima delle tecniche a cavallo che voglio illustrare è cavalieri armati di spada. Allora, iniziamo dalle poste. Fiore mette in confronto le due poste di attacco e di difesa, illustrandoci con l'attacco in redini tenute con la sinistra e mano armata sulla destra. In posta di donna, perciò il colpo sarà o discendente, tirato sulla testa. Guardate bene la posizione, spalla bassa e il braccio in linea, perché il contraccolpo che se ne riceve a cavallo è intenso, soprattutto nel secondo colpo, che può essere una punta. In questo caso il contraccolpo è forte. Se io non avessi il braccio disteso, perciò il contraccolpo mi scarica sulla spalla, io di ritirare l'arma, perché il problema è anche nel caso il colpo penetri. Se il colpo penetra sfortunatamente nelle lamine e cose del genere, io perdo la mia lama, perdo l'arma, perciò devo colpire e ritirare prima che il cavallo, ovviamente siamo minimo al trotto o un galoppo minimo leggero, un attacco più forte al galoppo forse un po' troppo eccessivo, anche se si può controllare. Vediamo la difesa. La prima difesa, poi vedremo l'altra, è sul coda lunga. Okay. Arriva il colpo e io che sono quello che ho deciso di difendere, però forte, perché la forza del mio con quale scarica il corpo del mio avversario è data dalla proiezione del braccio e dalla velocità del cavallo, quindi vuol dire che mi arriverà un colpo molto forte, perciò la mia ribattuta laterale deve essere decisa ma controllata, punta in direzione del mio avversario. Ora, se gli attacchi sono o di punta o di sguarembro, dalla parte sinistra, insomma, scusate, grazie, di rovesso, io porterò la lama sulla fuori semplicemente, mentre se è difendente il colpo è più forte e mirato, io devo alzare e portare fuori, ok? Sempre con la punta verso il viso, verso le parti scoperte. Questa è una prima difesa, nel senso una prima risposta. Oppure, se non voglio tirare una punta, inverto la lama e tiro un pugno, ovviamente sfruttando la velocità del cavallo. Allora, è improbabile, a meno che non si fosse in un'azione concitata di battaglia, che la posizione di attacco rimanesse tale. Perché? A meno che non avessi vari avversari, comunque fossimo fermi per qualsiasi motivo, e allora devo andare a colpire, o se non voglio andare a cercare il gioco stretto o altri tipi di giochi, una posizione del genere o del genere stanca immediatamente alla spalla. Non erano dei chirichetti, perciò erano allenati, però una posizione del genere tenendo il cavallo è stanca. È molto più probabile che fosse un'azione di
mezzo, nel senso, io porto le redini, la mia coda lunga mi permette di occultare la spada, lui non la vede, fino all'ultimo, finché io non decido di tirare il colpo. A quel punto lui deve decidere se applicare un altro colpo oppure difendersi con una coda lunga. Da questa perciò, fino all'ultimo, finché non decido, vedo un'indecisione. Tranquillità, nel senso, uno decide di attaccare, invece è dichiarato. Attacca, primo colpo, tu porta in coda lunga, e quando a misura, perciò per ribattere la spada, bisogna colpirlo ovviamente sul medio debole, ok? Io avanzo, colpo, ha sbagliato il tempo, fallo, attacca, io avanzo. L'ho bloccata male, se non si sta. Ok, vorrei che faccia questa cosa. Semplicemente. Grazie davvero. Un applauso anche ai miei valletti che